prima volta che ho incontrato il teatro, me lo ricordo benissimo, avevo 5 anni e era uno spettacolo di Burattini. Quello che mi ricordo, che mi è rimasto impresso nella mente, era i sorrisi e lo stupore, gli occhi spalancati dei bambini come me. Quella cosa mi è rimasta in testa, forse è lì che ho deciso di non abbandonare mai il teatro. L'ho poi rincontrato facendolo qualche anno più tardi, era alle scuole superiori ed era una gara di improvvisazione teatrale. Quello che mi è rimasto addosso era la relazione, quella energia che si creava tra i corpi, tra le persone, tra i miei coetanei. Per me il teatro è questo, è elettricità, è energia, qualcosa che quando la incontri fai fatica poi a non averlo ancora tra le mani, a non sentire quell'emozione che dà stare in scena, che non vuol dire solo esibirsi o farsi vedere, è qualcosa di più, è mettersi alla prova, è volere trovare in se stessi la forza di portare qualcosa agli altri.